Buongiorno, buona domenica. Grazie per la presenza all'ultima lezione di questo ciclo. Il professor Gentile, che ringrazio, aveva aperto con un'apprezzatissima lezione il ciclo precedente, chiude questo ciclo. Io ringrazio anche Giuseppe Laterza. Essendo l'ultima lezione, è opportuno in qualche modo ricordare nuovamente, oltre che la partnership tra il Comune di Trieste e Laterza, ricordare il sostegno della CEGAS APS AMGA, della Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste, la partnership del piccolo, e ricordando la partnership del piccolo vorrei ricordare però anche la straordinaria lezione di Paolo Possamai, che a posteriori possiamo anche considerare, oltre che una gran bella lezione, in qualche modo il saluto di una persona che si è innamorata di Trieste e che con quella lezione ha testimoniato anche il suo grande amore in questi anni per la nostra città. Che dire ancora? Non ci resta che pensare al quarto ciclo. Non ci resta che pensare al quarto ciclo. Vi dirò la verità che parlando con Giuseppe Laterza abbiamo immaginato per il momento almeno tre possibili idee con Alessandro Mezzenalone, almeno tre possibili filoni ai quali intitolare, sui quali tematizzare un quarto ciclo. Siccome sono tre, alla fine bisognerà deciderne uno, è meglio non fare anticipazioni, ma credo che il successo che Trieste ha testimoniato a questa esperienza in questi anni possa che impegnarci a continuare la partnership insieme. Quindi io ringrazio Laterza, ringrazio tutti quanti voi, do a Giuseppe Laterza la parola e poi lasceremo Alessandro Mezzenalona introdurre il professor Gentile. Ma io devo soltanto ringraziare, appunto, ringraziare il sindaco, il comune, i nostri partner e anch'io devo dire particolarmente Paolo Possamai, che ha creduto moltissimo, tutto il giornale ovviamente, ma in questa impresa, e poi voi, perché ogni volta che noi facciamo queste esperienze, queste avventure in qualunque città, adesso tra pochi giorni parte il sesto, mi pare, il settimo ciclico a Milano, alla Basilica di Santa Maria delle Grazie, a Roma, a Trento, a Firenze, in tutte le città, ogni volta ho l'ansia se abbiamo azzeccato il tema, se poi funziona, perché insomma venire la domenica mattina, quasi sempre domenica mattina, salvo Milano mi hanno, dall'inizio hanno detto no, i milanesi il weekend sono fuori, si fa il mercoledì sera, è l'unica città, tutte sono sempre la domenica mattina, e insomma che uno impegni una giornata libera per venire ad ascoltare una lezione di storia non è una cosa ovvia, però per me è straordinariamente nutriente, mi dà una carica enorme nel fare questo lavoro, perché mi convince che quello a cui credo, cioè che credo crediamo tutti, la conoscenza, anche in particolare del proprio passato, è un alimento fondamentale per la propria vita. Non necessariamente la rende più facile, ma la rende più ricca, e questo credo che Trieste lo testimonia in maniera straordinaria, e vi ringrazio veramente tantissimo e speriamo di rivederci presto. Grazie Alessandro Mezzenalona, buona lezione, buona domenica a tutti. Grazie sindaco, grazie a Giuseppe Laterza. Grazie a voi, ve lo dico ogni volta, è bellissimo vedere una platea di domenica mattina così. Io vi chiedo scusa, voglio solo, prima di introdurre il professor Gentile, fare un piccolo ricordo di Fabio Amodeo, il collega che avrebbe dovuto essere qui al posto mio oggi e che ci ha lasciato alcuni giorni fa. Io Fabio Amodeo l'ho conosciuto nel lontano, ormai 1982, quando sono entrato al piccolo, lui era già quella volta vice caporedattore, una persona, oltre che un bravo giornalista, uno scrittore di grande curiosità, ma soprattutto una persona umanamente di alto valore. Ecco, volevo solo fare un ricordo e dargli un saluto. Bentornato al professor Emilio Gentile, l'abbiamo già ascoltato e apprezzato l'anno scorso, appunto in apertura del ciclo dedicato alla Grande Guerra.
Lui è professore emerito all'Università La Sapienza di Roma, soprattutto un grande esperto di storia moderna, contemporanea dell'Italia e grande studioso sui temi del fascismo, autore di una grande quantità di saggi. Ricordo solo l'ultimo, un Atlante illustrato della Grande Guerra, che si intitola Due colpi di pistola, 10 milioni di morti, la fine di un mondo, che è pubblicato proprio dalla Terza. Oggi con lui faremo un viaggio che ci riguarda da vicino, tra Trieste e Fiume, dove negli anni proprio subito posteriori alla prima guerra mondiale, si svolse un duello, potremmo definirlo a distanza, ma neanche tanto, tra quello che era il più importante, il più discusso intellettuale e poeta del tempo, cioè Gabriele D'Annunzio, e Benito Mussolini, che sarebbe diventato poi per 20 anni diciamo l'uomo forte della storia italiana. Questo viaggio che ci farà fare il professor Gentile parte da una cartolina illustrata o da un'immagine disegnata da un artista fiorentino morto nel 1948, Ezio Anichini, che era stata commissionata proprio dai fasci di combattimento e che fa parte adesso di una collezione privata, e che raccontava, diciamo, il sesto centenario di Dante, mettendo in scena, potremmo dire oggi, disegnando l'Italia, ovviamente l'Italia con la sua corona, e Dante, il nostro padre Dante, il più grande poeta forse del mondo, insomma, e con la sua Divina Commedia in Bella Vista, e appunto il Vate Gabriele D'Annunzio. Mi veniva da sorridere l'altro giorno ascoltando alla radio l'intervista con l'autore di una biografia su Gabriele D'Annunzio sportivo, perché la Gazzetta dello Sport, ovviamente moltissimi anni fa, dopo il volo su Vienna, proclamò Gabriele D'Annunzio sportivo dell'anno. Pensate che pochi giorni fa, che era l'anniversario proprio della Gazzetta, gli sportivi dell'anno erano Muhammad Ali e Valentino Rossi, quindi per dire quanto questo personaggio, soldato, poeta, scrittore è veramente icona, insomma, del tempo, ha lasciato un segno forte. Ma io adesso vi saluto, lascio la parola al professor Gentile e ci vediamo più tardi. Grazie. Signore e signori, buona domenica. La domenica è buona perché un'ora almeno è dedicata alla storia, e tutte le domeniche dedicate alla storia sono buone domeniche. Spero che questo sia confermato anche quando avrò concluso quello che ho da dirvi, e che non andiate via pensando: ma tutto sommato era meglio andare a vedere quello che c'è fuori che non quello che c'è dentro al Teatro Verdi. Il tema che ho scelto è una cartolina illustrata che non presenta nessuna particolare qualità artistica, ma forse proprio per questo può essere significativa. Vorrei però fare una piccola premessa, visto che si è accennato al fatto che io torno a Trieste dopo aver inaugurato la seconda serie, a concludere la terza serie, e devo dire, non è una forma di adulazione, che raramente mi è capitato di trovare un pubblico così appassionato per la storia, e chi ha la passione per la storia non può che desiderare che sia condivisa da un numero sempre maggiore di persone che non sono storici di specialisti, che molto spesso sono i più noiosi appassionati di storia, ma sono coloro i quali sentono una grande attrazione per il racconto delle esperienze umane del passato. E la storia altro non è che questo: il racconto delle esperienze umane del passato che va rivissuto attraverso l'esperienza dei contemporanei, come se noi stessi fossimo contemporanei. Io ho sempre sostenuto che il peggior modo, il modo più noioso di raccontare la storia, è partire dalla conclusione, dall'ultimo capitolo, dalla scoperta dell'assassino. La storia, se la si vuole apprezzare per ciò che è stata effettivamente, cioè un'esperienza umana di esseri umani che non sapevano quale sarebbe stato l'esito, il risultato delle loro azioni, e quando agivano cercavano di prevedere, di immaginare il futuro, ma non sapevano quale sarebbe stato il risultato di questo loro agire e anche dello stesso modo di prevedere il futuro. E abbiamo, la storia è un cimitero di previsioni errate e di risultati imprevisti.
a volte molto gravi, qualche volta anche buoni, ma certamente se vogliamo ascoltare la storia come un racconto concluso del quale noi ci atteggiamo ad essere i giudici, attribuendo meriti e colpe e soprattutto insegnando con i nostri commenti come avrebbero dovuto agire coloro che hanno agito senza sapere come andava a finire la storia, ecco, questi sono i criminali che uccidono la storia perché la rendono noiosa e presuntuosa. In questo caso, questo modo di vedere la storia, che non credo che debba essere condiviso, è il mio modo di vedere la storia. Quello che dirò oggi probabilmente per molti di voi, per tutti voi, non è nuovo, ma spero che sia nuovo il modo in cui io cerco di rivederlo e di riviverlo. Si può attraversare un paesaggio notissimo e trovarlo noiosissimo, ma se abbiamo uno sguardo diverso, un sentimento diverso, un'emozione diversa, ma una curiosità sempre viva, quel paesaggio non è mai conosciuto abbastanza e ogni volta che lo possiamo rivedere noi scopriamo che c'è qualcosa di nuovo o c'è un modo nuovo di vedere. Questa è dedicata, sezione dedicata alla storia nell'arte, ma ci sarà pochissima arte nel senso figurativo nella mia lezione di oggi se non questa cartolina. Si dirà che in questo modo io ho voluto risparmiarmi la fatica di assumere il ruolo di storico dell'arte, ma non è così. Mi piace risparmiare la fatica. Sono fondamentalmente una persona pigra, ma in questo caso il mio lavoro in realtà si è aggravato perché ho cercato di prendere alla lettera quella che è la definizione che si è data fin dall'epoca di Aristotele della politica. L'arte del governo. E dunque la storia nell'arte è la storia nell'arte del governo degli uomini e delle donne. Diciamo esseri umani così non facciamo discriminazione. E allora ho pensato che forse partendo da una cartolina, come voi vedete, priva di straordinarie ma anche di ordinarie qualità artistiche, che certamente non è l'espressione più adeguata delle capacità e del genio, in un certo senso, di illustratore, di Ezio Anichini, Tiburzio Ezio Anichini, che ha illustrato con maggiore perizia, maggiore eleganza, la Divina Commedia, per esempio, e poi nel sesto centenario dantesco, nel 1921, gli fu affidata una serie di cartoline, ma poi stranamente noi troviamo tra quelle, diciamo così, propriamente dantesche, legate alla rappresentazione di Dante nella sua epoca, nella Divina Commedia, lo troviamo invece di lato, alla destra dell'Italia, che alla sua sinistra ha Gabriele D'Annunzio. E l'Italia poggia la mano su Gabriele D'Annunzio. E Dante poggia la mano su una lapide in cui c'è scritto patria, pace, lavoro. E D'Annunzio indica, quasi come un dono da prendere, è la Dalmazia, Trieste, Fiume, Zara, Gorizia, Trento. Saremo sereno o torbido, il Carnaro fu sempre per noi sacro mare di Dante. Siamo nell'estate, nel settembre, il 14 settembre è il centenario dantesco, se non sbaglio. E che cosa c'entra D'Annunzio con Dante? Beh, risposta semplicissima, due grandi poeti celebrati come due maggiori poeti della letteratura italiana, o almeno D'Annunzio riteneva di essere pari a Dante, molti critici lo negheranno, D'Annunzio lo riteneva e noi dobbiamo prendere D'Annunzio per ciò che era e pensava e credeva di essere, se vogliamo capire i motivi della sua straordinaria azione compiuta dal 1915 al 1925. Un decennio durante il quale l'Italia attraversa il periodo più grave
della sua esistenza come Stato unitario, come Stato liberale, come Stato avviato verso la democrazia. Non si devono fare analogie nel racconto storico, perché è un altro modo presuntuoso di sovrapporre alla storia del passato il desiderio del nostro presente come noi lo vorremmo, e così modifichiamo la storia per adattarla al presente come lo vorremmo. Però forse in un periodo in cui, non solo in Italia, ma in tutte le democrazie, si pone l'interrogativo se la democrazia ha un futuro. E se consultate i cataloghi di biblioteca alla voce democrazia, negli ultimi 10 anni trovate la fine della democrazia, tramonto della democrazia, la democrazia ha un futuro, che resta della democrazia? Bene, si vede che al di là di qualsiasi propria propensione culturale o politica, la democrazia all'inizio del XXI secolo non gode di buona salute, o almeno coloro i quali osservano lo stato della democrazia in tutti i paesi notano due fondamentali tendenze. Da una parte la necessità di concentrare il potere, quella che si chiama la governabilità, perché altrimenti il paese rischia di spaccarsi. Questo lo vedete dagli Stati Uniti fino alle democrazie dell'Europa orientale. Dall'altra però la inevitabilità che una democrazia solleciti sempre una maggiore partecipazione. Una maggiore partecipazione, altrimenti che democrazia è, se democrazia letteralmente è potere del popolo? Ho fatto questo riferimento al presente non perché possiamo proiettare quello che oggi accade su quello che accadeva tra il 1915 e il 1925 in Italia, o neanche perché raccontando ciò che è accaduto tra il 1915 e il 1925 in Italia ci porti a capire meglio e ad orientarci meglio in quello che sta accadendo oggi. Sarebbe totalmente sbagliato, perché, come vedremo, non c'è nessuna possibilità di confronto, di analogia, di somiglianza fra ciò che accadde quando in Italia inizia la campagna per l'intervento della Grande Guerra e quando in Italia, 10 anni dopo, si chiude l'esperienza dei 60 anni di governo liberale e democratico. Questo decennio ha due protagonisti, Gabriele D'Annunzio e Benito Mussolini. Se adoperiamo il metodo scopri chi è l'assassino e poi valla a raccontare a tutti così non comprano il romanzo, possiamo anche considerare chiusa questa nostra lezione e andare a godere, speriamo, il sole che nel frattempo sarà uscito. Perché noi sappiamo, la storiografia ha abbondantemente insistito, che Gabriele D'Annunzio è stato il Giovanni Battista del fascismo. Che il fascismo non è stato altro che una trasfusione di ciò che era la politica di D'Annunzio in una dimensione di massa attraverso un imitatore di D'Annunzio, qual era Mussolini. D'Annunzio e Mussolini sono quasi padre e figlio di una stessa dinastia di despoti antidemocratici e antiliberali, nazionalisti e imperialisti. Però, se facciamo uno sforzo, come sempre suggerisco a chi ascolta o a chi legge la storia, di cancellare per un momento, io vi ipnotizzo e voi non sapete più che cosa è accaduto dopo il 1925, anzi, voi fate lo sforzo di recarvi con la vostra mente, ma anche col vostro sentimento, nel 1921 e avete tra le mani questa cartolina e vi domandate, ma che ci fa D'Annunzio con un fascio capovolto? E che ci fanno i fasci capovolti gettati ai piedi di D'Annunzio? Questo Anichini forse non è stato un grande artista nel realizzare questa cartolina, ma l'ha riempita di misteriosi allusivi significati a qualcosa di molto importante che stava accadendo nell'estate del 1921. Voi non sapete nulla di quello che è accaduto dopo l'estate del 1921, sapete cosa è accaduto prima. Sapete che D'Annunzio è stato un grande capo dell'interventismo,
che è stato un eroico combattente, sia pure ammantato di un mito leggendario che sapeva coltivare benissimo col suo cialtronismo, ma ha combattuto davvero, ha perso un occhio, ha rischiato la vita più volte. Sapete poi che è diventato il comandante capo a Fiume di un piccolo Stato che lui immaginava addirittura come lo Stato contrapposto a tutto il mondo capitalista, il mondo della società delle nazioni, uno Stato che voleva creare qui in Italia, allora, a Fiume, un bolscevismo latinizzato, dove il tardo bolscevico sboccia della rosa d'amore, frase d'annunziale, non frasi mie. Per me sarebbe difficile usare questo vocabolario, ma bisogna tener conto anche di questo vocabolario se vogliamo capire che cosa accade nell'estate del 1921, perché D'Annunzio nel 21 non è più comandante a Fiume, Fiume non è più l'avventura di anarchici, nazionalisti, bolscevizzanti, sindacalisti, è diventata uno Stato indipendente perché c'è stato un accordo fra il governo italiano e il governo jugoslavo, un lapsus, chissà quanto freudiano, e D'Annunzio appare ormai un uomo che ha vissuto la sua opera d'arte. Nessun artista nell'Ottocento, non so se prima ce ne siano stati, e soprattutto nel Novecento, nessun artista ha avuto la possibilità di realizzare quella che si chiamava nel Rinascimento di Burckhardt lo Stato come opera d'arte. D'Annunzio c'è riuscito. D'Annunzio dal settembre del 19 al dicembre del 1920 ha creato a Fiume uno Stato come una propria opera d'arte. C'erano i futuristi che dal 1909 proclamavano gli artisti al potere, il futurismo deve essere un'ideologia totale, deve essere anche una nuova politica, ma nessun futurista riuscì neanche a diventare, credo, consigliere comunale. Forse qualcuno ci sarà stato, ma da consiglieri comunali non si riesce a creare un'opera d'arte, a meno che non si è assessori alla cultura, allora sì, si crea una grande opera d'arte promuovendo la cultura, bisogna essere perlomeno sindaci, ma D'Annunzio era il comandante. Il comandante, una frase, una formula che diventa magica nel periodo di Fiume. Lui ha creato quest'opera d'arte, ma poi gli viene tolta dalle mani da un vecchio che di arte non ne capiva nulla e di passione artistica era completamente digiuno, l'ottantenne Giovanni Giolitti. Ma sappiamo che nell'estate del 21 dilaga in Italia, almeno nell'Italia del Nord, a Trieste, nel Friuli, un movimento nuovo armato che si denomina fascismo e di squadristi. E nel 1920 il movimento fascista più forte in tutta Italia, dove è molto modesto ancora, poche decine di migliaia di iscritti, il fascismo più forte, più agguerrito, più combattivo, più violento, che ha fatto già le sue imprese incendiando giornali, distruggendo case del popolo, a Trieste, a Pola, era il fascismo. Tant'è vero che nel 1921 un socialista, Zibordi, Giovanni Zibordi, che tenta una prima analisi del fascismo, dirà che il fascismo ha avuto origine a Trieste, zona di confine. Beh certo, Trieste, e non perché mi trovo a Trieste, ma per questo periodo, dal 15 al 25, Trieste è una scena fondamentale, è una scena fondamentale. Lo è stata per secoli, lo diventa nel Novecento. Trieste, come avrebbe detto Scipio Slataper, è la città dove si incrociano destini di più popoli. E dal 15 in poi il destino di questi popoli non si è incontrato e incrociato, si è incontrato, scontrato e combattuto, violentemente combattuto. E la lotta continua proprio in questo periodo, tra il 1915 e il 1924, e i protagonisti di questa lotta sono Gabriele D'Annunzio e Benito Mussolini. Ma guardando questa cartolina diremmo, ma D'Annunzio cosa ci fa con il fascio capovolto? È un gesto di dispregio? Trasforma questo simbolo dell'autorità, del potere
e per giunta il simbolo del movimento fascista e non bastone per appoggiarsi. E questi fasci gettati ai piedi di D'Annunzio cosa sono? Gesti di omaggio? O come accadeva a Roma, insegne dello sconfitto che vengono buttate ai piedi del vincitore? La prima interpretazione che potremmo dare è che questa cartolina rappresenta nel settembre del 1921 il trionfo di D'Annunzio sul movimento che ha come simbolo i fasci littori. Di D'Annunzio, benedetto dall'Italia che gli poggia maternamente, non sappiamo se mai ha concepito l'Italia come amante, ma a volte lui l'ha concepita come amante, come una delle sue grandi amanti, ma Labano, e dall'altra parte c'è Dante, ovvia comparsa nel sesto centenario, ma c'è una lapide in cui c'è patria, pace, lavoro. Patria, pace, lavoro. Siamo nell'estate del 1921, lavoro ce n'è poco, patria ce n'è ma molto contestata, perché i partiti più forti, il partito più forte è ancora il Partito Socialista Italiano, che nega o disconosce o rinnega o considera comunque la patria nient'altro che una falsa ideologia di una falsa coscienza borghese per ingannare il proletariato. E pace poi? Pace? In un'Italia dove bande armate in camicia nera possono scorazzare per province, città, regioni, distruggendo organizzazioni che avevano una tradizione trentennale di liberi lavoratori associati, ferendo, aggredendo, assassinando gli oppositori politici. Come si può parlare di pace in un'Italia dove c'è una guerra civile? Dove dal 1919 c'è stato un partito, il più grande partito, che predicava la violenza per la rivoluzione, nel suo statuto diceva: dobbiamo, il Partito Socialista vuole la conquista violenta del potere per instaurare la dittatura del proletariato. Ci prova in un esercizio inutile di violenza verbale e anche a volte organizzata, ma alla fine non ci riesce. Mentre dall'altra parte, per reazione alla rivoluzione bolscevica, si formano squadre armate, di cui uno dei promotori, a suo modo e anche D'Annunzio, per compiere la rivoluzione italiana. Non c'è stato solo il mito della rivoluzione bolscevica nell'Italia del primo dopoguerra, c'è stato, molto più importante, il mito della rivoluzione italiana, cioè di una Italia che esce dalla guerra con una nuova classe dirigente che si è formata nelle trincee, di giovani che hanno incarnato in sé, perché hanno versato il sangue, la nazione, e che oggi vogliono comandare, buttare via questa casta. Sono parole dell'epoca, di vecchi. Non so se parlavano anche di rottamazione, ma parlavano certamente, non c'è nessun ammiccamento alla contemporaneità, di un partito della nazione contro il partito dell'antinazione. Ma nel 1921 cosa accade? Perché Anichini, fiorentino, faccia una cartolina dei fasci di combattimento, perché la cosa singolare è che questa cartolina porta l'indicazione fasci italiani di combattimento, Donec ad Metam. Beh, il detto è d'Annunziano, quindi, ma fascio di, quindi è una cartolina che potremmo dire quasi ufficiale. E il disegno che vedete sopra non è di Anichini, l'aquila con il fascio littorio, notate anche la foggia repubblicana, è ancora la foggia del fascio della sinistra repubblicana. La firma non c'è, ma è un'imitazione, una riproduzione del simbolo ufficiale dei fasci di combattimento, quale appare anche su un opuscoletto, orientamenti postulati pratici del fascismo, il cui autore era Piero Bolzon, un ardito. Curioso, c'è un simbolo che riguarda i fasci di combattimento come movimento istituzionalizzato in quest'epoca, e dall'altra però c'è la figura dominante di D'Annunzio con un fascio capovolto, potrebbe anche essere segno di pace, e con i fasci buttati ai suoi piedi, quasi in una resa. Cosa voleva dire Anichini? Quali significati ci può
svelare questa cartolina? Beh, primo, l'assenza di Mussolini. Ma come? Noi che abbiamo il senno del poi non sappiamo che Mussolini è il duce, fondatore, promotore, organizzatore, capo del fascismo. Beh, togliamo parecchi aggettivi che non hanno nulla a che fare con il Mussolini del 1921 nei confronti del fascismo. Non è il duce. Duce è un appellativo comune in tutta la tradizione della sinistra italiana ottocentesca e novecentesca, con una forte accentuazione della tradizione garibaldina per dire colui che guida. Duce, doce, duca. E Totò avrebbe detto dica. Duce Mussolini viene chiamato quando giovanissimo esponente del socialismo forlivese esplode con tutta la sua oratoria, la sua personalità e si impone nel 1912 al congresso socialista di Reggio Emilia, e un giornale scrive: il nostro duce forlivese trionfa a Reggio Emilia. Termine comune, ma nel 1919, 20, 21, quando sentiamo arditi, reduci, giovani, parlare del duce, acclamare il duce, non è Benito Mussolini, è Gabriele D'Annunzio. È Gabriele D'Annunzio, il duce di questi giovani reduci che vogliono fare la rivoluzione italiana. Cosa significava rivoluzione italiana? Primo, difendere l'interventismo e la guerra. Secondo, difendere la vittoria che D'Annunzio aveva definito mutilata. Terzo, conquistare all'Italia tutte le terre abitate dagli italiani o che rientrano nella tradizione del dominio italico, quindi tutta la Dalmazia. E quarto, difendere l'Italia dal pericolo della rivoluzione bolscevica. E quinto, portare al potere la nuova Italia dei giovani nata dalle trincee e mandare via quei mercanti che l'hanno occupata per troppo tempo e la stanno vendendo allo straniero. Questa era la rivoluzione italiana. Ma dal 1919 al 1921 il duce di questa rivoluzione italiana non è Mussolini, è Gabriele D'Annunzio. Ecco, siccome voi avete esaudito il mio invito a cancellare tutto ciò che sapete dopo il 1921, torniamo un po' indietro. Adesso voi siete nel 1921 e sapete che Mussolini non è il duce della rivoluzione italiana. Siamo nel settembre del 1921, proprio il giorno, il 14 settembre, e sappiamo che la grande massa dei fascisti squadristi, cioè coloro i quali dominano in maniera violenta e dittatoriale gran parte dell'Italia centrale, gran parte della Valle Padana e soprattutto Trieste e il Friuli, non riconoscono in Benito Mussolini il loro duce. Anzi, da un mese, cioè dal 3 agosto del 1921, la massa degli squadristi chiama Mussolini traditore. Come ha tradito il socialismo nel 1914, adesso vuole tradire il fascismo. Mussolini traditore del fascismo. Il sosia di Razzi, imitato da Crozza, direbbe: no, veramente non credo. Veramente non credo. E invece non è una mia interpretazione, ma è una mia narrazione di come le cose sono veramente accadute. Nel 1921, nell'agosto e nel settembre del 1921, la grande massa degli squadristi, cioè coloro i quali sono la forza originaria e dominante del fascismo e quella che può garantire al fascismo di diventare il movimento che realizza la rivoluzione italiana, considerano Mussolini un traditore. E io ho avuto occasione di parlare con uno dei capi di questi squadristi, un giovane di 26 anni, quando sfida Mussolini e gli dice: tu non sei, caro Benito, il duce del fascismo, non sei il padre padrone, il fondatore del fascismo.
Il fascismo non l'hai creato tu. Il fascismo è nato in Emilia. Il fascismo è nato in Romagna. Il fascismo è nato a Fiume. Il fascismo lo ha creato D'Annunzio. E la carta del Carnaro, la Costituzione d'annunziana della reggenza del Carnaro, quella è la tavola dei nostri valori. E questo giovane, che fra l'altro era entrato nel fascismo alla fine del 1920, nel 1921 osa sfidare Mussolini e mobilitare contro di lui la gran parte del fascismo squadrista, e si chiamava Dino Grandi. Perché quando viene firmato il 2 agosto il patto di pacificazione tra il Partito Socialista e il Movimento dei Fasci di Combattimento, patto voluto da Mussolini, che avrebbe dovuto trasformare il movimento fascista in un partito parlamentare e smobilitare le squadre, smobilitare la lotta armata, porre fine alla guerra civile, che poi significava guerra dei fascisti contro i socialisti e non più una guerra, per così dire, tragicamente alla pari, gli squadristi si ribellano. Si ribellano contro Mussolini, non vogliono il patto di pacificazione, fanno una grande adunata a Bologna e lì proclamano che il fascismo è l'erede del fiumanesimo e che D'Annunzio è il capo del fascismo. E non rimane soltanto una professione verbale per costringere Mussolini, che immediatamente esegue, arrabbiatissimo, si dimette dai fasci di combattimento di cui non era stato mai il capo ufficiale, mai il segretario generale, ma appena un membro del comitato centrale, si dimette e dice: io ho creato il fascismo, io lo distruggerò, perché il fascismo non è più un movimento ideale, ma è una banda armata al servizio del capitalismo. Lo dice Mussolini. E questi giovani, invece, che ritengono di essere violenti, armati, al servizio del capitalismo, ma di essere i protagonisti della nuova rivoluzione italiana, si rivolgono a D'Annunzio. Mussolini si è dimesso, Mussolini è un traditore. Grandi raccontò, lo ha anche scritto, ma con minore aneddoti, che andò il, mi pare, 17 settembre, insieme con Italo Balbo, l'altro capo squadrista, tenendo presente che il 14 settembre le squadre fasciste, capitanate da Balbo e da Grandi, fanno una grande marcia di migliaia di squadristi a piedi da Bologna e Ferrara a Ravenna a rendere omaggio al sepolcro di Dante. E lo associano, per una coincidenza quasi di date, al 12 settembre 1919. Il 12 settembre D'Annunzio occupa Fiume, il 14 si celebra il grande poeta Dante, l'italianità di Dante e di D'Annunzio si incarna nei fascisti che marciano in un faticoso pellegrinaggio fino a Ravenna. E il 17, questi due giovani ventenni, Grandi e Balbo, vanno ad D'Annunzio a Gardone e gli offrono la guida del movimento fascista. Nelle sue memorie Grandi dice: ma il poeta fu vago e ci deluse. Da allora capì che non c'era la possibilità di fare una rivoluzione. Nella conversazione privata disse qualcosa di più d'annunzianamente verosimile, ovvero disse: interpellammo il poeta, gli spiegammo tutto, lui ci ascoltò e poi disse: devo meditare. Le grandi decisioni devono essere meditate nel silenzio della notte e consultare le stelle. D'Annunzio era molto superstizioso, non voleva fare la marcia su Fiume il 12, voleva farla l'11, mi pare, insomma, era molto superstizioso. E Grandi racconta che rimase tutta la notte a interrogarsi: ci dirà di sì, ci dirà di no? E se noi ignoriamo ciò che è accaduto dopo, sentiamo la drammaticità di quello che accadde nel momento in cui i capi dello squadrismo, cioè coloro i quali avevano fatto la vera forza di affermazione del fascismo, consideravano Mussolini un traditore e andavano da D'Annunzio a offrirgli la guida del loro movimento. Questo dimostra anche che D'Annunzio all'epoca, nonostante sia stato cannoneggiato e scappato, e sia scappato da Fiume, rimane una figura chiave nella politica italiana, alla quale poi, come vedremo,
si rivolgeranno anche i capi della Confederazione Generale del Lavoro nel 22. E nel 22 pare che per almeno una volta, anzi sicuramente una volta, Antonio Gramsci è andato a farsi ricevere D'Annunzio, e D'Annunzio non l'ha voluto ricevere, forse per la superstizione, chi lo sa. Che persino Turati, i socialisti riformisti, non solo i comunisti, guardano a D'Annunzio come un possibile capo di una grande coalizione che possa bloccare l'ascesa del fascismo al potere nel 22. Ma come, nel 21 sono i fascisti che vanno da Grandi, che vanno da D'Annunzio. Bene, D'Annunzio la mattina riceve i due giovani e dice: mi dispiace, non posso darvi una risposta perché volevo consultare le stelle, ma il cielo era nuvoloso. E i due se ne andarono molto delusi, e da quel momento cercarono di trovare un modo di riconciliarsi con Mussolini, e Mussolini a sua volta prese l'iniziativa di rientrare, perché anche quella fu una situazione molto drammatica che la storia successiva ha cancellato nella sua drammaticità di alternative possibili. Ma in quel momento Mussolini, come già nel 14, era un uomo finito politicamente. Lui vive nel 1921, di fronte alle accuse di essere un traditore, la stessa esperienza che aveva vissuto nel 1914, quando decide, piuttosto improvvisamente, di abbandonare come direttore dell'Avanti, come capo reale del Partito Socialista, la neutralità assoluta, e alla fine scegliere l'interventismo. Lui pensava che dopo l'enorme fascino, l'enorme potere che aveva acquisito all'interno del Partito Socialista, avrebbe portato con sé almeno una grossa parte del Partito Socialista Italiano a favore della guerra, visto che tutti gli altri partiti socialisti europei, tranne quello bolscevico e tranne quello serbo, alla fine avevano accettato di sostenere la guerra dei loro governi. E quindi Mussolini pensava nel 14, nell'ottobre del 14, che avrebbe condotto una gran parte del Partito Socialista con sé, così come nell'agosto del 21 lui pensa: io sono il duce del fascismo, io l'ho fondato, ovunque vado mi applaudono, beh, se io faccio il patto di pacificazione questi verranno con me. E invece, così come il proletariato non andò con Mussolini alla guerra, ma lo chiamò traditore, così gli squadristi non vanno alla pacificazione e lo chiamano traditore. E si rivolgono a D'Annunzio, ma D'Annunzio dice no. A questo punto si fanno quelli che possono essere comodi per la storia raccontata senza conoscere l'esito finale, e vedere un po' chi sono questi due personaggi protagonisti del nostro racconto, della nostra avventura. Questa è una cartolina del 21-22 in cui c'è a destra Mussolini, a sinistra D'Annunzio, a seconda di come la volete leggere, e sotto c'era scritto, è stato tagliato involontariamente da me, sotto Mussolini il primo deputato fascista, sotto D'Annunzio attende e spera. Cosa attendeva, cosa sperava? Allora, nel modo che io ho proposto di raccontare le esperienze umane del passato, visto che tutta la storiografia per molto tempo ha identificato, e tuttora molti identificano, D'Annunzio con Mussolini, il fiumanesimo con il fascismo, domandiamoci: ma era prevedibile l'incontro fra questi due protagonisti? Perché sono i protagonisti più importanti di ciò che accade tra il 1915 e il 1925, in quel fronte, che non era un fronte modesto né ristretto, di giovani e anche meno giovani che volevano una rivoluzione italiana, ma stavano sognando dalla fine del Risorgimento. Il Risorgimento è una rivoluzione incompiuta, la rivoluzione italiana deve essere ancora compiuta. Cosa potevano avere in comune? Innanzitutto, 20 anni di differenza fanno una enorme differenza. Ma guardiamoli, le immagini non sono un riempitivo della storia, sono la storia raccontata attraverso ciò che più verosimilmente ci fa entrare, quando si tratta di fotografie, nella psicologia, nella figura delle persone. Credo che non sia
difficile, se facciamo così e così, dire chi è D'Annunzio. E sono quasi coetanei, nel senso che questo è un D'Annunzio quasi ventenne, dandy, elegante, pieno di sé, e questo è un Mussolini quindicenne, anche lui pieno di sé, ma che tutto sembra tranne che un dandy. Abbiamo un D'Annunzio all'inizio del Novecento, che è praticamente l'intellettuale, il poeta, lo scrittore più conosciuto, più ammirato, più detestato, ma come diceva Benedetto Croce, quando un poeta, uno scrittore è amato e detestato vuol dire che è ancora vivo, vuol dire che è vivo. E D'Annunzio è una figura internazionale e le sue opere venivano lette e tradotte in tutto il mondo, le sue commedie e tragedie venivano rappresentate in tutto il mondo, anche qui a Trieste, non so se al Teatro Verdi o al Teatro Rossetti del 1902. D'Annunzio venne con la Duse per la prima di una sua tragedia e poi fece anche un discorso ai triestini un po' troppo irredentista, per cui lo mandarono subito via, e quel discorso non ha lasciato traccia. E questo è anche un fatto singolare, come io ho accennato in una introduzione pubblicata da Il Piccolo, che ringrazio di questa anticipazione. È curioso che non ci sono discorsi famosi di D'Annunzio a Trieste tramandati attraverso le sue opere. Ci sono i messaggi che lui lancia il 7 agosto del 1915, il primo volo su Trieste, dove lancia il messaggio: triestini, aspettate, coraggiosi, la fedele, verremo, verremo, pianteremo il tricolore. E poi addirittura, uomo di coraggio, quando il 16 gennaio precipita con l'aereo e subisce una grave ferita all'occhio, lui aveva promesso un volo su Trieste il 17 gennaio e lo compie lanciando un altro manifestino e compromettendo definitivamente il suo occhio, per cui lo perde. Questo D'Annunzio nel 1900 è un uomo di un fascino, di un prestigio, di una autorità, e ha fatto anche un'esperienza politica in Parlamento italiano tra il 98 e il 900, brevissima. Prima a destra, poi dice vado verso la vita, a sinistra. Non so se si può dire ancora oggi, è un po' confuso oggi, destra e sinistra, dove sia la vita. L'essenziale è che ci sia comunque la vita, ma D'Annunzio vado verso la vita. Gesto per uno che non aveva mai fatto un discorso in Parlamento, tranne l'unica parola che pronunciò in 2 anni di parlamentare fu giuro all'inizio del suo mandato parlamentare. Poi fu presentato nelle liste socialiste, ma ovviamente non fu eletto. Ma mentre D'Annunzio lasciava il Parlamento per darsi alla bella vita alla quale non aveva mai rinunciato, Mussolini scontava le prigioni come un braccato delinquente in Svizzera. Era un giovane che aveva lasciato l'Italia, emigrato in Svizzera, e che probabilmente non era un ignorante, amava leggere, era un colto dilettante, conosceva qualcosa di D'Annunzio. A un suo amico chiede: mandami le Notti di Caprera che vorrei pubblicarne un estratto. Quindi conosceva le Notti di Caprera, il mito di Garibaldi. Probabilmente da altri accenni o da altre notizie conosceva anche l'Alcione, ma non credo che D'Annunzio fosse il poeta a lui più caro o la figura umanamente a lui più simpatica, visto che lui era un socialista, internazionalista, antimilitarista, antinazionalista, figlio di un fabbro povero, miserabile, che guardava i ricchi con invidia, ma invece di voler diventare ricco come fece D'Annunzio, li voleva sopprimere. Eppure, se vogliamo cercare di vedere delle consonanze fra questi due personaggi, c'erano due cose che li accomunavano, anche se poi non erano proprio dirette come era stato nel caso di D'Annunzio: Giosuè Carducci e Friedrich Nietzsche. E curiosamente, voi sapete che D'Annunzio a 16 anni scrive una lettera entusiasta e umile, beh, se era capace di umiltà lo faceva sempre da grande, esaltato, a Carducci. Poi pubblicherà un articolo Il Maestro Avverso, perché Carducci riconosceva la qualità ma non apprezzava assolutamente la sensualità, e Nietzsche ovviamente è un ispiratore di tutta la filosofia d'annunziana del superuomo, di cui ha inondato i romanzi e poi la sua stessa azione. Ebbene, nel 1908 Mussolini pubblica un saggio su Friedrich Nietzsche in cui sprezzantemente dice che la moda
La moda nicciana qui in Italia è imitata da D'Annunzio, ma in modo sprezzante, per dire, non è questo. Il Nietzsche vero è colui quale annuncia una grande trasmutazione di valori, l'avvento di una nuova società e gli spiriti nuovi. Qui possiamo trovare qualcosa che potrebbe rendere affini questi due personaggi. Con Carducci, anche nel socialista internazionalista Mussolini, che fra l'altro poi si forma come studente in un collegio Carducci a Forlimpopoli, diretto dal fratello del poeta Valfredo Carducci. E parla, leggenda vuole, non ho trovato documentazioni sicure, che Valfredo Carducci abbia presentato il giovane Mussolini, sedicenne o diciottenne, al più grande fratello, e questo abbia quasi guardato con quegli occhi accigliati e profondi, abbia intravisto il futuro del Duce. Ma in realtà probabilmente l'incontro non è mai avvenuto, ma Carducci sicuramente ha creato nella cultura di un socialista internazionalista e rivoluzionario un senso pagano della modernità, della vita da vivere con tutto l'entusiasmo della giovinezza in un'epoca moderna. Ed è la stessa cosa che sente D'Annunzio, sia pure sulla dimensione di una sensualità sfrenata che mancava completamente nella paganità carnucciana. E poi c'era questo senso pagano della romanità distrutta dalla morale di schiavi che era il cristianesimo, anche questo era condiviso dal giovane Mussolini e dal meno giovane D'Annunzio. Ma a parte questi due motivi di consonanza, per il resto, il Mussolini, direttore dell'Avanti e reale capo del Partito Socialista Internazionalista Rivoluzionario del 1912-14, non ha nulla in comune con Gabriele D'Annunzio. Neanche nel periodo interventista, qui vediamo Mussolini nell'aprile del 1915 arrestato, aggredito e arrestato dalla polizia dopo un comizio a Roma. Non ci sono tracce di rapporti tra Mussolini e D'Annunzio neanche nel periodo in cui era più prevedibile, il 1915, le battaglie interventiste a Roma, le radiose giornate, non ce ne sono. E non c'è traccia che Mussolini avesse qualche minima simpatia per questo poeta fuggito per non pagare le tasse, inseguito dai creditori, non fino a Panama ma fino a Parigi, dove naturalmente lui era di casa come un autore riconosciuto in lingua francese, e che quando comincia la guerra nel 14 non pensa tanto a tornare all'Italia quanto a mobilitare la Francia, ma poi ha l'occasione di tornare in Italia, invitato dal governo italiano. Cosa poteva esserci nel futuro di questi due individui? Uno che fa l'interventista non per Trento, non per Trieste, poi Mussolini si inventerà proprio qui a Trieste, venendo a parlare il 20 settembre del 1920, non qui, ma al Politeama, ma sennò ci sarebbe un po' di disagio evocare i morti qui. Magari compare la figura e dice stai parlando male di me o parla bene di me, poi al Politeama faremo un'altra scena. Dirà che lui dal 14, da quando ha fondato il Popolo d'Italia, ha sempre difeso l'italianità di Trento, Trieste, Fiume, Zara, la Dalmazia, ma non è vero. Il suo interventismo nel 14 è un interventismo per la rivoluzione sociale, contro il militarismo e contro l'imperialismo tedesco e austriaco, ma poco si preoccupa, tanto anche perché era stato a Trento per alcuni mesi, sapeva di Trieste e riteneva che né Trento né Trieste avesse questa volontà irredentista di unificarsi all'Italia. Per lui la guerra doveva essere il preludio alla rivoluzione, tutto l'opposto di quello che dirà D'Annunzio. Ma mentre Mussolini viene arrestato, D'Annunzio viene accompagnato dalle autorità, torna in Italia come un vate che dal volontario esilio dovuto al misconoscimento della patria, lui grande profeta, gli risarciscono tutti i debiti, gli danno altri crediti e lo portano a inaugurare il monumento alla spedizione dei Mille nel porto di Quarto con tutte le autorità. Doveva esserci anche il re, però poi diplomaticamente, visto che l'Italia il 5 maggio 1915 era ancora formalmente alleata con l'Austria, era un po' diplomaticamente scorretto far partecipare il re a un poeta che già dalla Francia, con gli articoli, con la poesia, e qui dal 5 maggio con l'oratoria vorrà la guerra contro l'Austria, e lo dice chiaramente,
per Trento, Trieste, la Dalmazia. E il discorso di D'Annunzio è il più grande evento interventista, qui vediamo le scene dove lui comincia la sua opera d'arte. Io, come vedete, ho qui alcune ventine di pagine di citazioni per rendervi direttamente la documentazione di D'Annunzio, ma poiché vedo che il tempo scorre così velocemente, ahimè, come anche lo vedeva scorrere D'Annunzio e sentiva ingombere su di sé la turpe vecchiaia, sono tutte opere d'arte queste, o meglio, sono tutti documenti di un'opera d'arte che questo poeta, che amava la vita in tutte le sue manifestazioni e voleva viverla in tutte le sue possibili manifestazioni, ma sempre da artista, comincia con l'intervento e poi con la guerra e poi con Fiume a creare la sua opera d'arte del governo degli uomini, e ci riesce. Ci riesce con le sue grandi manifestazioni oratorie, che uno possa dire sì, ma sono incomprensibili, sono paludate di parole vetuste, se uno non ha un vocabolario di latino, un vocabolario di greco, non ne capisce il significato. Ebbene, però, un fiumano che era studente di ginnasio durante l'occupazione d'Annunziana a Fiume e che non era un simpatizzante di D'Annunzio e che fu uno dei capi del socialismo antifascista, cioè Leo Valiani, ha raccontato che lui assisteva ai discorsi di D'Annunzio a Fiume, studente di ginnasio, e diceva era di una potenza e straordinaria, faceva dei grandi discorsi, ma lo scriveva da vecchio, non da bambino, ingenuo e entusiasta, e catturava la folla, la dominava. L'arte del governo degli uomini, questa è la politica. La storia dell'arte, in questo caso, per D'Annunzio, la storia è l'arte della politica che lui realizza in una maniera straordinaria. Prima a Quarto, poi prosegue delle giornate romane, dove addirittura incita il popolo romano, sempre con un linguaggio che non so quanto i romani potessero capire, ad andare a bruciare, lapidare, bruciare, prendere a calci, a ceffoni, Giovanni Giolitti, neutralista, il boia labrone. Poi la grandezza retorica di D'Annunzio, della sua arte politica, era l'enorme capacità che aveva di trovare degli appellativi o dei nomignoli che bollavano un avversario e lo rendevano immediatamente non più un essere umano ma un mostro, il boia labrone. Se vedete le cartoline illustrate anti-giolittiane, vedete questo uomo con un labrone enorme. Oppure poi, come dirà di Francesco Saverioniti, ex suo amico di collegio, di infanzia, di giovinezza a Napoli, Francesco Saverioniti, quando occupa Fiume sperando di far crollare il governo Nitti, dirà: e voi prendete a calci Cagoia, cosa terribile, uno chiamarsi Cagoia già si suicida. Ma D'Annunzio diventa un personaggio di primissimo piano. Tutto si può demolire di D'Annunzio, ma non del fatto che abbia saputo fare della sua vita una straordinaria opera d'arte, non dico bella, non dico apprezzabile, un'opera d'arte, e di averla poi fusa nel periodo della guerra, vivendo l'esperienza. Lui, 52enne, volontario che ha combattuto o ha rischiato la vita, diciamo che è più appropriato, ha rischiato la vita in cielo, in terra e in mare. Non si è risparmiato nessun campo di battaglia, tranne, credo, i sottomarini. Certo è un Dendi, certo è un Vanesio, però i voli li fa, le imprese le compie, nella politica di massa hanno più efficacia probabilmente i manifestini lanciati su Vienna nel 1918, o su Trieste, o su Pola, o su Parigi, o il pitale lanciato da un D'Annunziano sul Monte Citorio, che non probabilmente tante altre razionali, argomentate analisi politiche. Anche qui però non c'è nessun collegamento tra D'Annunzio e Mussolini, perché D'Annunzio entra, aveva il grado per il servizio militare, insomma, pare tenente, e ne esce tenente colonnello, poi verrà nominato addirittura generale. Combatte in alto, combatte in basso, combatte a destra, a sinistra, ma combatte sempre come un poeta e un artista. Mussolini combatte da bersagliere nelle trincee, riesce a raggiungere il grado di caporale, vive la vita del fante, ma mentre D'Annunzio rischia la vita durante la Grande Guerra,
dal 25 maggio 15 all'11 novembre 1918 Mussolini va al fronte, viene nominato caporale, che vuol dire che compie bene il suo dovere militare, ma dal febbraio del 17, dopo essere stato ferito dall'esplosione durante un'esercitazione, non durante un combattimento, di un obice o di un mortaio, non mi ricordo, viene ferito, praticamente lui lascia il fronte. Brevissima esperienza al fronte, nulla da togliere al fatto che sia stato comunque al fronte e abbia combattuto, ma come si può mettere al confronto un caporale che lascia la guerra nel 1917 con Gabriele D'Annunzio, che fa la guerra per tutti gli anni e che, coincidenza, riceve proprio qui a Trieste il 10 aprile 1919 sul sagrato di San Giusto la più alta onorificenza di una medaglia d'oro. Aveva già tutti i medaglieri d'argento davanti e di dietro, per cui non sapeva dove appuntargli questa medaglia d'oro, ma e anche lì fece un discorso, ma stranamente D'Annunzio non ha conservato i discorsi triestini. Trieste non è stata una degna scena per l'opera d'arte di D'Annunzio, e invece lo è per Mussolini. E qui vediamo come i percorsi di questi che sono stati poi considerati col senno del poi quasi dei gemelli partoriti però con 20 anni di differenza non seguono lo stesso percorso neanche in questo periodo. Qui è Mussolini a Trieste nella caserma dove fu impiccato Oberdan il 20 dicembre 1918. Sono le scene della commemorazione, poi Mussolini il giorno dopo va a Pola, poi va a Fiume, poi va a Monfalcone, poi torna a Trieste e a Trieste parla agli arditi, parla ai bersaglieri. Curioso, Mussolini nel dicembre del 1918 è appena, diciamo appena, perché il giornale non aveva una grande tiratura, una grande risonanza, è appena il direttore del Popolo d'Italia, ma non ha più un seguace. È un reduce senza né arte né parte tranne un giornale. E dove va a cercare un seguito? Non ha ancora fondato i fasci di combattimento, non ha nessuno con sé. E per giunta, dopo l'esperienza della guerra finita nel 17, molti gli rimproverano anche di essere stato, sia pure in maniera giustificatissima, un disertore. Uno che dalla guerra se ne è andato nel 17 e non ha fatto mai grandi battaglie, quindi cosa può invocare in nome della sua esperienza della guerra? Ma è interessante che lui venne a Trieste, non si era mai occupato di Trieste quando era socialista, non fa di Trieste la causa dell'interventismo, ma appena finita la guerra lui viene a Trieste a commemorare Oberdan e lì ha un linguaggio feroce contro quei popoli primitivi, quasi tribù, non ancora formate. È chiaro che si riferisce agli slavi, che vogliono contendere all'Italia il diritto di avere Trieste, di avere Fiume, di avere Zara, di avere la Dalmazia. Ed è curioso che il socialista Mussolini, qual ancora si considera in questo periodo, parli già dell'Italia come la dominatrice del Mediterraneo. Lo viene a dire a Trieste, quasi a dire: Trieste, tu hai perso l'entroterra, ma io ti offro il Mediterraneo, ti offro l'Africa. E in questo stesso periodo D'Annunzio è effettivamente di nuovo disoccupato, ma è un disoccupato, io appena laureato per alcuni anni non ho lavorato, e fece fare un bel bigliettino da visita, disoccupato di concetto. Lui era un eroe disoccupato, cosa molto diversa. Un eroe disoccupato che però comincia subito a sentirsi emarginato. Il 10 aprile del 1919 gli danno qui a Trieste una medaglia d'oro, ma non pronuncia uno dei suoi grandi discorsi, pieni di mito, pieni di storia, pieni di poesia, di eroismo, che lasciano poi vengono impressi nelle sue opere fondamentali. Non sappiamo, solo dalla cronaca, qualche parola di circostanza. E non torna mai più a Trieste a fare nessun discorso sensazionale. Però la sua grande avventura comincia a Fiume, perché anche qui il personaggio
appare molto straordinariamente più importante del letterato, dell'eroe di guerra, perché viene spinto dai nazionalisti, da alcuni industriali nazionalisti come Oscar Sinigaglia e anche da alcuni settori dell'esercito italiano a assumere la guida dell'impresa di Fiume. E lui compie questa impresa, 12 novembre 1919, diventa uno straordinario inventore di una nuova politica. Fiume diventa una specie di paradiso della libertà anarchica in nome del nazionalismo, dove raccontano alcuni artisti, poeti e scrittori come Giovanni Comisso, come Keller, come Koncinski, come anche gli americani, Henry First, vennero un po' da tutte le parti a vivere l'esperienza della Fiume d'Annunziana, dove ci si cibava di cocaina petali di rosa, dove si facevano parate ginniche nudi come nell'antica Grecia, ci si tuffava nudi e le orgie avvenivano anche nelle case borghesi nel desiderio di vivere come il poeta, una vita piena, senza limiti, ai confini della realtà. E D'Annunzio diventa un mito enorme, di cui oggi, dopo l'esperienza di Mussolini, abbiamo perso la percezione, anche la proporzione, ma diventa un mito enorme per tutti coloro i quali credono nella necessità di una rivoluzione italiana con gli obiettivi che vi ho indicato all'inizio. E Mussolini dov'è? Ma Mussolini è a Milano. Mussolini è a Milano. Da Milano si mette subito agli ordini del comandante. Ma c'è, per capire il rapporto fra questi due, una lettera molto eloquente, anche per coloro che ancora oggi insistono sul rapporto di discendenza genetica da D'Annunzio a Mussolini, dal fiumanesimo al fascismo, quando D'Annunzio annuncia a Mussolini, non lo preavvisa, non lo considera un degno compagno, lui lo chiama compagno in questa impresa. Mussolini non partecipa alla preparazione della guerra, dell'impresa di Fiume, partecipa soltanto attraverso il giornale perché si fa promotore di una campagna di sottoscrizione a favore di Fiume. E D'Annunzio gli scrive una lettera pochi giorni dopo, dicendo che poi nell'edizione durante il fascismo fu opportunamente purgata come tutte le altre lettere di D'Annunzio quando si riferiva a Mussolini e gli dice sostanzialmente scuotetevi, vigliacchi, adesso vengo io, vi buco la pancia, non fate niente per Fiume, poltroni, lo insulta in tutti i modi, personalmente, perché Mussolini in realtà e i fascisti pochissimi, nel dicembre del 1919 in tutta Italia, dati ufficiali, quindi probabilmente anche dati gonfiati, i fascisti, cioè gli appartenenti al movimento promosso nel marzo del 19 da Benito Mussolini, sono appena, dati ufficiali, 800, con 800 non si fa neanche una parata, mentre D'Annunzio ne aveva migliaia che accorrevano. Ed è interessante perché i fascisti non hanno nessuna intenzione di appoggiare la spedizione d'Annunziana, tant'è vero che il segretario dei fasci di combattimento, che come vi ho detto, cioè il capo formale, non era e non è stato mai Mussolini, ma era un personaggio ormai dimenticato e sconosciuto, Umberto Pasella, scrive ai tanti fascisti che scrivevano al segretario dei fasci di combattimento: diteci cosa dobbiamo fare per arrivare a Fiume, come dobbiamo appoggiare e vogliamo andare a Fiume. Bene, il segretario dei fasci di combattimento scrive: gli uomini ci occorrono qui e non a Fiume, ove ne hanno ad esuberanza. Gli amici non capiscono che ci vuole più coraggio a rimanere qua che andare a Fiume. Ma i giovani fascisti rispondono: molti vorrebbero partire, non pochi lo tentarono. Attendiamo fiduciosi e pronti, noi pure facciamo nostro il monito del duce, tarma e non parla. E questo non può che essere che un motto di D'Annunzio. Quindi il fascismo, i fasci di combattimento, quegli 800 iscritti,
scalpitavano in gran parte per andare a Fiume, dove c'era il duce della rivoluzione italiana, e il capo ufficiale, il segretario dei fasci di combattimento dice no, è più, ci vuole più coraggio a stare qui che andare a Fiume. E di conseguenza si capisce il tono della lettera di D'Annunzio a Mussolini, l'ho ritrovata. Mio caro Mussolini, mi stupisco di voi e del popolo italiano. Io ho rischiato tutto, ho dato tutto, ho avuto tutto. Lui parlava sempre con questa cadenza, con i tamburi. A volte quando si legge D'Annunzio, specialmente le lettere, i discorsi di guerra, sembra che lui scriva facendo rullare i tamburi e facendo squillare le trombe. Sono padrone di Fiume, del territorio, d'una parte della linea d'armistizio e dei soldati che non vogliono obbedire se non a me. Non c'è nulla da fare contro di me. Nessuno può togliermi di qui. Ho Fiume, tengo Fiume finché vivo, inoppugnabilmente. E voi tremate di paura. Voi vi lasciate mettere sul collo il piede porcino del più abietto truffatore che abbia mai illustrato la storia del canagliume universale. E poi dicono che oggi c'è un linguaggio volgare in politica. E si riferisce naturalmente a Francesco Saverio Nitti, Cagoia, presidente del Consiglio. Qualunque altro paese, anche la Lapponia, avrebbe rovesciato quell'uomo, quegli uomini, e voi state lì a cianciare mentre noi lottiamo d'attimo in attimo con un'energia che fa di questa impresa la più bella. Bella, bella, l'opera d'arte, l'impresa è bella. Dopo la dipartita dei mille, io ho tutti i soldati qui, tutti i soldati in uniforme, di tutte le armi, è un'impresa di regolari e non ci aiutate neppure con sottoscrizioni e collette. Dobbiamo fare tutto noi con la nostra povertà, svegliatevi e vergognatevi anche. Non c'è proprio nulla da sperare? E le vostre promesse? Bucate almeno la pancia che vi opprime e sgonfiatela, altrimenti verrò io quando avrò consolidato qui il mio potere, ma non vi guarderò in faccia. Su, scotetevi, pigri, nell'eterna siesta. Io non dormo da 7 notti, ho la febbre che mi divora, ma sto in piedi e domando come. E domandate come a chi mi ha visto. Mussolini non è affatto un uomo disposto a seguire D'Annunzio nella sua avventura, soprattutto quando, dopo il 1919, si consolida su basi completamente diverse il comando d'Annunziano a Fiume e il ruolo principale viene assunto dal suo segretario Alceste De Ambris, un sindacalista rivoluzionario, che porta al Fiume una nuova politica, che è l'estensore reale della Costituzione del Carnaro, che poi D'Annunzio riveste con tutto lo stucco della sua prosa tra medievale e rinascimentale. E lui, De Ambris, ma D'Annunzio consenziente, entusiasta, vuole fare di Fiume un esperimento di sindacalismo nazionale che abbia sì la nazione come fondamento, il partito della nazione come organizzazione, ma che abbia la massima libertà in una società fondata sul lavoro. La cartolina la ricordate? Patria, pace, lavoro. D'Annunzio in questo momento con De Ambris non solo crea una lega dei popoli oppressi, per cui lancia manifesti a tutti i popoli oppressi dall'imperialismo britannico e dall'imperialismo francese e dice che Fiume è la città dello spirito contro la città della materia, cioè Ginevra, la città delle nazioni, l'imperialismo britannico, e lancia appelli a tutte le popolazioni oppresse, compresi i serbi, gli egiziani, i musulmani d'Arabia. È un manifesto che sarebbe scritto all'inizio del XXI secolo, l'unità di tutti i popoli liberi contro le potenze capitaliste. Ed è in parte la ragione per la quale D'Annunzio non trova più nessun ascolto in Mussolini, anche se sulla scena nazionale un risultato lo ottiene. La spedizione di Fiume era stata fatta dai nazionalisti con l'intenzione di far cadere il governo Nitti, che qui vedete anche lui, sembrava un uomo dell'antiretorica, però senza avere nessun merito si piazza la vittoria. La vittoria di Samotracia come simbolo della sua vittoria, che cade nel giugno del 1920
cade nel giugno del 1920 e viene sostituito non da un giovane, come ci si aspettava, in un periodo in cui la giovinezza veniva cantata, giovinezza, giovinezza, finiva, e per D'Annunzio e Mussolini, poi invece diventò, e per Benito, Mussolini, e D'Annunzio fu estromesso dalla giovinezza. Lui poi si vendicò dicendo a Mussolini negli anni 20, durante il regime, ma i tuoi fascisti invecchiano cantando giovinezza. E inizia una nuova fase di questi rapporti, perché D'Annunzio viene cacciato, o meglio scappa, sotto il cannoneggiamento deciso da Giovanni Giolitti, che viene chiamato a salvare una democrazia moribonda, una democrazia moribonda, quella liberale, da un esperimento di bolscevismo nazionalista come era quello che si stava cercando di costituire a Fiume, con la proclamazione ufficiale nel 12 settembre 1920 della reggenza del Carnaro, sulla base di una Costituzione che, se ne leggiamo alcuni passi, ci rendiamo conto di quale rapporto poteva esserci anche nel periodo fiumano, che viene considerato il periodo di incubazione del fascismo, tra Gabriele D'Annunzio e Benito Mussolini. La reggenza italiana del Carnaro è un governo schietto di popolo, res populi, che ha per fondamento la potenza del lavoro produttivo e per ordinamento le più larghe e le più varie forme dell'autonomia, quale fu intesa, esercitata per 4 secoli del suo dominio comunale. Ampia libertà a tutti i cittadini, uguaglianza fra uomini e donne, libertà di istruzione, di religione, ogni culto ammesso, e anche si può edificare qualsiasi tempio. Saranno privati dei diritti politici, riconosciuti a tutti, uomini, donne e omosessuali. Saranno però privati dei diritti politici con regolare sentenza ai cittadini condannati a pene di infamia, ribelli al servizio militare per la difesa del territorio, non per la guerra, i morosi al pagamento delle tasse. Se applicata oggi questa Costituzione, praticamente verrebbe l'Italia ridotta ad una cittadinanza di pochissimi, e i parassiti incorreggibili della comunità. Questa era la Costituzione del Carnaro, che nulla avrebbe avuto in comune neanche con quello che Mussolini viene a predicare qui a Trieste il 20 settembre del 1920. Viene a Trieste, il pretesto è la commemorazione del 1870, ma in effetti nel momento in cui D'Annunzio sta cercando di preparare una marcia su Roma partendo da Fiume, Mussolini viene a Trieste ma non va a Fiume. Era il 20 settembre, 8 giorni dalla Costituzione, dalla proclamazione di la reggenza italiana del Carnaro, di questa nuova Repubblica. E Mussolini viene a Trieste ma non va a Fiume. E a Trieste cosa viene a dire? Grande D'Annunzio, grande D'Annunzio! Ma attenzione, non si fanno le rivoluzioni in 24 ore. E nella corrispondenza D'Annunzio proclama un piano di marcia su Roma così concepito. Si organizza da Fiume, si occupa Trieste e da Trieste si dichiara la Repubblica Italiana. Ma la condizione è che ci sia un capo, Gabriele D'Annunzio. Esso è oggi il solo che possa diventare un punto di convergenza di forze senza numero. Da qui la necessità di prendere l'Italia da Fiume con il comandante D'Annunzio. Mussolini riceve questo prospetto, che è piuttosto lungo, di colpo rivoluzionario, e dice no, non mi convince, ma non perché D'Annunzio, lui si proclama sempre fedelissimo ai vostri ordini, però dice sempre che bisogna stare attenti, che non si possono fare colpi di mano, specialmente quando non si ha la certezza di avere dalla propria parte l'esercito. E l'esercito, che pure in alcuni gruppi aveva appoggiato D'Annunzio, dopo che D'Annunzio aveva rifiutato alla fine del 19 un compromesso voluto anche dalla maggioranza dei fiumani, da tipico capo democratico fece annullare le elezioni e instaurò il suo potere personale. D'Annunzio
non si fida di Mussolini, e abbiamo visto come si rivolge a Mussolini, ma è Mussolini soprattutto che non si fida di D'Annunzio, non perché ne ha paura, ma perché lo preoccupa. Ma qual è l'opinione che lui ha di questa impresa e di questo protagonista riconosciuto comandante duce da tutti coloro i quali militano anche nei fasci di combattimento? Ebbene, siamo nel 1922 e Mussolini incontra, per riappacificarsi con D'Annunzio, perché D'Annunzio viene mandato via a cannonate da Giolitti, perché Giolitti ha firmato il trattato di Rapallo, che dichiara Fiume stato indipendente, e Mussolini ha approvato il trattato di Rapallo e quindi è considerato per la seconda volta un traditore. Di D'Annunzio Mussolini pensa quanto dichiara addirittura al suo segretario personale, intimo di D'Annunzio, Tom Antongini. Caro Antongini, lei si sforza con la sua dialettica e con il suo buon umore di farmi digerire le vedute politiche e le teorie pseudo-sociali del suo maestro. In realtà io credo relativamente in lui, in questo campo. Si capisce come del resto egli non crede in me. Il che è ancora peggio. I nostri temperamenti sono antitetici. In troppe cose siamo lontani per poterci intendere. Io sono un italiano dello stampo di Colleoni. D'Annunzio cos'è? Un tiranno del Rinascimento col farsetto e col pugnale. Un malatesta. Anzi, un malatestino, visto che anche lui, poveretto, ha un occhio di meno come quello là. Antongini gli dice: Mussolini, ma anche i tiranni combattevano per creare il loro Stato. Anche i tiranni sapevano combattere. No, no, no. Con D'Annunzio, questa volta, siamo nel 22, mi sembra di trattare con una donna estrosa, profumata, ingioiellata. Non glielo vado a dire però, mi raccomando. La sua carta del Carnaro è uno stupendo squarcio di prosa, ma se non l'avesse accompagnato il segretario. Avviandomi verso la conclusione, vorrei lasciare alle immagini un po' il commento di quello che accade dopo il marzo del 1922, quando D'Annunzio torna ad essere un protagonista della possibile alternativa a Mussolini e ai fascisti. Non Mussolini con i fascisti, non D'Annunzio con i fascisti, D'Annunzio contro i fascisti. E in quel periodo D'Annunzio ha colloqui indiretti con i vecchi esponenti del mondo liberale, vecchi, anche lui era vecchio veramente, aveva 59 anni, però questi bene o male erano o coetanei o più anziani e soprattutto colui il quale acquista il maggior prestigio come l'uomo che può salvare la democrazia anche nei confronti dei fascisti, Giolitti, ma Giolitti ha 80 anni, ha 80 anni, eppure D'Annunzio inizia a trattare indirettamente con Nitti, Giolitti, Orlando e Facta, l'ultimo, ahimè, presidente del Consiglio dell'Italia Liberale, certo il meno adatto a proteggerla da una mobilitazione squadrista. Ebbene, cosa fa D'Annunzio con questi tre o quattro? Nel momento in cui, su un altro versante, con questi tre o quattro, tratta anche Mussolini. Ma sono antagonisti, perché Mussolini tratta per andare al potere e magari anche senza i fascisti, anche senza i fascisti, perché Mussolini dei fascisti non ne poteva più. Fa sapere a Giolitti che lui è disposto ad andare al potere anche in un governo presieduto da Giolitti, perché tutti i difetti poteva avere Mussolini, ma non aveva difetto di non capire la politica. Dice: o il fascismo va al potere, siamo a settembre-ottobre 1922, o il fascismo va al potere, o il fascismo si sgonfia. E uno dei principali ostacoli all'ascesa di Mussolini e del fascismo al potere, per Mussolini, e lo dice continuamente ai suoi amici, è D'Annunzio. È D'Annunzio. Dal settembre al 25-26 ottobre, D'Annunzio viene corteggiato dalla sinistra riformista, dalla CGIL, dai grandi dirigenti dell'Italia liberale, dal presidente del Consiglio in carica, indirettamente anche dal re, perché si faccia lui
capo e guida di una grande manifestazione, di un vero partito nazionale che il 4 novembre a Roma riunisca i mutilati, gli ex combattenti, i lavoratori di tutti i sindacati e pronunci la parola della pacificazione. Una grande pacificazione nazionale. Il 4 novembre a Roma, mentre i fascisti dall'agosto al settembre con la violenza repressiva delle squadre avevano distrutto quel poco che rimaneva delle organizzazioni socialiste, minacciano la conquista armata della capitale, l'unico ostacolo è D'Annunzio. E Mussolini lo dice, l'unico ostacolo è D'Annunzio. D'Annunzio deve partecipare a questa manifestazione, accetta fino al 23 ottobre. Poi però il 25 novembre, ottobre scrive al Presidente del Consiglio che lui ha la febbre, è influenzato e da Gardone non si muove. E Mussolini può andare tranquillamente a Roma in vagone letto, Lenin andò a conquistare il potere in tram, i rivoluzionari moderni si servono dei mezzi pubblici per dimostrare di essere moderni, non sappiamo i prossimi come andranno, se via internet direttamente. E D'Annunzio, dal momento in cui Mussolini conquista il potere, è interessante che Mussolini gli scrive nei giorni della marcia su Roma non per dire state dalla nostra parte, ma almeno non state contro di noi. Mussolini ha seriamente, non diciamo paura, ma seriamente considera la possibilità che D'Annunzio, manovrato da questi vecchi parlamentari, ma soprattutto sostenuto da queste forze moderate della sinistra riformista, dai sindacati, possa diventare ancora una volta, come nell'epoca dell'interventismo, un uomo simbolo, un uomo chiave. E siccome la testa Balzana ce l'aveva e nessuno poteva immaginare che opera d'arte poteva tirar fuori, magari vederselo pure Presidente del Consiglio. D'Annunzio nel periodo dal 22 al 24 è oggetto continuo dei sospetti di Mussolini, degli attacchi dei fascisti e anche del corteggiamento degli altri partiti antifascisti, che lo considerano comunque un'alternativa valida da contrapporre a Mussolini. E quando viene ucciso il deputato Matteotti, privatamente D'Annunzio descrive tutto il suo disgusto, dicendo che l'Italia con questo governo è una fetida ruina. La frase ovviamente diventa subito pubblica, altro che le intercettazioni, allora proprio subito pubblica, e D'Annunzio viene considerato un possibile avversario del fascismo. Ma sarà stata la stanchezza, sarà stata l'inettitudine dei partiti antifascisti di saper veramente organizzare, perché non bastava la parola di un poeta per organizzare. Prima si organizza e poi si fa parlare il poeta, alla fine del 24 e all'inizio del 25, riceve nel maggio del 1925, riceve D'Annunzio, il duce, adesso sì è il duce del governo italiano, il capo del governo italiano, il duce del fascismo, a colloquio, poi altri colloqui ci saranno nel 27, nel 32, nel 35, poi l'ultimo avverrà a Verona, di un vecchissimo, vedremo le immagini, in cui praticamente D'Annunzio non viene comprato dal fascismo, perché lui disprezzava troppo chi gli dava soldi per potersi considerare venduto, ma praticamente lui rifiuta con altezzosità tutte le proposte che gli fanno di onori, senatore, presidente dell'Accademia d'Italia, poi accetta principe di Montenevoso perché suona bene come un personaggio dei suoi romanzi. Ma rifiuta tutto perché io ho dato tutto all'Italia, l'Italia non può darmi nulla. Però gli chiede onerosi impegni finanziari per acquistare le sue opere, per acquistare il Vittoriale e per pagargli i debiti. Ma non fu comprato perché lui rimase in fondo un personaggio che si ritira nel Vittoriale, ma lo si vede ormai già quasi in questa simbolica immagine, è vecchio, e lui ha un orrore della vecchiaia e ormai appare rassegnato a riconoscere che il vincitore di questa lunga, lunga rivalità per diventare il capo della rivoluzione italiana l'ha vinta Benito Mussolini. E si limita negli anni successivi a dargli dei consigli o a contrastare alcune scelte politiche, contro il concordato. E quando nel 1931
c'è l'aggressione squadrista all'Azione Cattolica, gli scrive: per quel che accade con la Pretaglia, io già disapprovai la tua conciliazione, conoscendo la irriducibilità dello spirito mercantile e usurpatore che da secoli domina nel Vaticano. Non ricordo se io te ne scrissi. E poi, nel 33, quando Hitler va al potere, e nel 34 Mussolini lo incontra per la prima volta a Venezia, D'Annunzio scrive: da stanotte io so che le tue esitazioni, riferite alla all'Austria, alla Germania, al nazismo, e le tue incertezze di quel giorno affettuoso cedono alla tua sagacità virile, e che tu sei per respingere fieramente il marrano Adolf Hitler dall'ignobile faccia offuscata sotto gli indelebili schizzi della tinta di calce e di colla ond'egli aveva zuppo il pennello o la pennellessa in cima alla canna o alla pertica, divenutagli scettro di pagliaccio feroce non senza ciuffo prolungato alla radice del suo naso nazi. E D'Annunzio compose pure una poesia caricaturale per Attila della pennellessa, riferendosi al fatto che si diceva che Hitler era stato un imbianchino. Questo lui pensava delle scelte di Mussolini, degli alleati che sarebbero stati alleati Mussolini. Cosa pensava del fascismo? Lo affidava ai suoi appunti, ai suoi taccuini. Il fascismo, i gesti rivoluzionari che diventano puntelli della vecchia burocrazia. E chi avversava i demagoghi già si va infettando di demagogia. Il vero momento in cui D'Annunzio si converte anche lui al mito mussoliniano e quando vede che Mussolini, lealmente possiamo dire, da artista ad artista, riconosce che Mussolini ha creato la sua opera d'arte, il dominio delle masse, l'organizzazione delle masse, la ritualità delle masse. Lui vede quello che Mussolini, sicuramente utilizzando anche l'esperienza d'annunziana nell'oratoria, nei dialoghi con la folla, nei rituali, però lui lo fa con tutta l'Italia, non soltanto con una città di frontiera. E lui vive isolato a Gardone, nel suo vittoriale, sempre più funereo, più funebre e più dominato dalla ossessione della morte incombente, e Mussolini invece crea il grande capolavoro della sua arte politica e del governo degli uomini, conquistando all'Italia l'impero. Ed è l'unica volta in cui D'Annunzio praticamente cede le armi come grande eroe, dicendo che Mussolini è più grande di lui. Ho ammirato e ti ammiro in ogni tuo atto, in ogni tua parola. Ti sei mostrato e ti mostri sempre pari al destino che tu medesimo rendi invitto. O compagno, sei irremovibile. E poi alla fine dice: tu hai creato il tuo mito. Beh, detto da D'Annunzio, credo che sia stato il più alto riconoscimento che D'Annunzio potesse dare a questo suo vecchio rivale, di cui fino al 1936 non aveva mai avuto realmente stima e sperava sempre che cadesse. E alla fine il vecchio D'Annunzio, ormai quasi claudicante, è lui che va in pellegrinaggio a incontrare Mussolini alla stazione di Verona. È una fotografia che commuove, anche se può essere antipatico D'Annunzio, commuove questa specie di questo uomo possente, piccolo di statura, ma noi piccoli di statura possiamo essere possenti e potenti, che sta lì accucciato a questo duce che dopo averlo plagiato, adulato, quando non era nessuno, adesso tronfio della sua potenza imperiale, cammina senza manco guardarlo in faccia. E raccontano quelli che hanno assistito a questo incontro che alla fine D'Annunzio arrancava, Mussolini va dritto, ma D'Annunzio rimane indietro. E pare che abbia detto, non si sa bene se questa è la fine, perché Mussolini tornava dal viaggio trionfale in Germania. E D'Annunzio era contro Hitler, contro il nazismo, odiava l'Inghilterra, ma ancora di più odiava la Germania e Hitler soprattutto. E pare che gli abbia detto: questa è la fine, oppure questa è la mia fine, non si sa. Il mistero incombe sulle parole che D'Annunzio ha detto a Mussolini, ma sappiamo che cosa era diventato D'Annunzio negli anni dopo il 1936, con una ostinazione a vivere come aveva sempre vissuto,
ma ormai ridotto nelle condizioni che vengono così descritte. L'aspetto è una rovina, senza denti, con la lingua grossa tra le labbra rientrate, su una palpebra un poco d'eczema, tutto rughe, eppure sembra gonfio. È un'altra testimonianza, siamo nel 37, proprio l'anno in cui incontra Mussolini. Era un vecchietto, antichissimo, decrepito, cisposo, senza denti. L'immagine di quell'orrenda vecchiezza di cui Gabriele aveva terrore come del più schifoso male dell'uomo. Questo era Gabriele negli ultimi anni del suo esilio interiore in un'Italia imperiale, una grande opera d'arte che lui avrebbe voluto costruire, ma che ahimè l'ha costruita il suo rivale Mussolini, il quale partecipa ai funerali di D'Annunzio il 2 marzo 1938, non dice una parola. Il volto contrito farebbe immaginare un profondo dolore, ma abbiamo la testimonianza di Galeazzo Ciano che lo aveva accompagnato al Vittoriale per i funerali. Non posso dire che il duce fosse molto commosso. Trovava che la sorte di D'Annunzio era stata invidiabile. Dopo una vita gloriosa ed eroica, una morte fulminea ad un'età che si può considerare limite. Mi ha narrato di aver appreso l'accaduto da una telefonata del prefetto Rizzo, che custodiva dal 24, era la spia, possiamo dire, accettata da D'Annunzio del regime, che si è espresso testualmente così: «Duce, ho il dolore di darle una buona notizia». È stato, aggiunge Ciano, è stato un lapsus che però rivela lo stato d'animo di quel poliziotto felice di essersi finalmente cavata. Di D'Annunzio, nella nostra conversazione, il duce ha esaltato l'azione bellica e politica, la poesia eroica e qualche cosa del teatro, ma ha criticato i romanzi che considera documenti gravosi dell'Ottocento. Ha detto che nei confronti del regime si è portato sostanzialmente bene, seppure non ha mai fatto nei primi 7-8 anni adesione aperta. D'Annunzio non si iscrisse mai al partito fascista. Crede però, questo è Mussolini che lo dice, crede però che se nel 1924 D'Annunzio si fosse schierato contro, sarebbe stato un pericoloso avversario per chi aveva molto seguito nella gioventù. Ancora nel 1938 Mussolini sostiene che D'Annunzio poteva essere un pericolo. E se lo dice quando D'Annunzio è morto, possiamo credergli che almeno una volta il duce ha sempre ragione. No, ma quella volta probabilmente ragione sì. Però c'è persino un filo filissimo di umanità. Il 6 marzo 1938 annota Ciano: «Stamani il duce ha avuto un momento di umanità dolorosa. Mi ha detto che sente il vuoto di D'Annunzio». Ormai significava ben poco, ma era là quel vecchio ed ogni tanto giungeva un suo messaggio. Ha riconosciuto che D'Annunzio ha rappresentato molto nella sua vita. Indubbiamente aveva contribuito a dare al fascismo molto delle sue forme. Forme, non altro. Poi non si parla più di D'Annunzio, il fascismo cade, Mussolini conosce quello che D'Annunzio non aveva conosciuto, cioè la totale disfatta nell'ignominia, ma il 1 marzo 1945 torna al Vittoriale, in Repubblica Sociale, a rendere omaggio nel settimo anniversario della morte di D'Annunzio e ancora tira fuori una retorica trionfante. Colui che durante 50 anni con la poesia e con le azioni sui campi di battaglia della terra, del mare e del cielo esaltò come nessun altro le virtù della nostra razza, oggi è con noi e incita al combattimento con l'alleato germanico. Probabilmente in quel momento D'Annunzio, deve aver dato un grande sussulto nella sua tomba, deve essere uscito fuori e deve aver detto: «Tu, traditore! Te la fai ancora con quell'attila della pennellessa col baffetto e il naso nazi». Non sappiamo se questo è avvenuto perché la storia talvolta ci trasmette cose insignificanti e non le cose più importanti. Io ho concluso qui, spero di non avervi preso troppo tempo, una buona domenica e che rimanga buona anche dopo questa conversazione. Mi è d'obbligo salutarvi tutti. Ho iniziato
il ciclo della terza della seconda edizione, ho concluso il ciclo della terza edizione, spero di non aver fatto o detto nulla che mi impedisca di partecipare sia pure in mezzo alla prossima edizione. Grazie. Grazie, vi ringrazio molto, comincia a essere imbarazzante. Permettetemi soltanto di inserire in questo vostro caloroso saluto i nomi di quelli che hanno reso possibile che questa conversazione fosse migliore o meno peggiore di come l'aver potuta rendere io, e quindi la professoressa Claudia Colecchia, coordinatrice delle biblioteche, fototeche e dei musei civici di Trento, che mi ha dato quelle bellissime foto quasi del tutto inedite, per quanto ne so, di Mussolini a Trieste nel 1918. Il signor Augusto Traina, che mi ha dato la cartolina e me ne ha spiegato le origini. Poi il dottor Alessandro Tonacci e Roberta Balbusa della Fondazione del Vittoriale degli Italiani, che conservano la funerea ma ancora viva memoria di D'Annunzio. E poi non posso dimenticare assolutamente gli amici cari Rossano Montarur, tanto cari che mi dimentico i nomi se non lo leggo, e Giulia Annale della La Terza Agorà, senza i quali io non avrei avuto neanche il coraggio di presentarmi ancora in pubblico da voi. Io vi ringrazio molto e vi auguro una ottima domenica e che sia sempre con un'ora di storia almeno. Grazie a tutti, il vostro applauso dice già tutto di quanto splendida, interessante, di quanti spunti anche di meditazione tra il passato e il presente, il futuro anche, ci ha dato questa conversazione, questa lezione del professor Gentile, che io spero avremo ancora ospite qui al Teatro Verdi e speriamo di rivederci l'anno prossimo. Buona domenica a tutti. Grazie. Buona domenica, grazie. Grazie. Mi avete fatto già la prenotazione per l'anno prossimo. Grazie.